Operazione antidroga della Polizia di Stato di Catanzaro per l'esecuzione di 46 arresti a carico di presunti appartenenti ad un'associazione a delinquere per lo spaccio di droga, 32 ordinanze in carcere, 14 di divieto di dimora nelle province di Catanzaro e Crotone. Le indagini hanno permesso di far luce sull'organizzazione criminale che si nascondeva all'interno del quartiere Germaneto e, composta in prevalenza da persone di etnia rom, si avvaleva per la propria attività di una rete di spacciatori e donne che occultavano la droga nei passeggini. Sequestrate oltre un chilo di cocaina, 400 grammi di eroina, una pistola calibro 22, una pistola a tamburo calibro 38, un fucile mitragliatore ed un fucile da caccia calibro 12. Dopo la scossa che è stata registrata ieri sera alle 22:28 con una magnitudo di 3.6 ed una profondità di soli 8,1 km nel distretto sismico del Pollino, la rete sismica nazionale ha rilevato altri 10 movimenti tellurici in Calabria a partire dalle 22:38 fino all'ultima in ordine di tempo che si è verificata questa mattina alle 9:34 con magnitudo 2.2. Le scosse più forti, 3.6 delle 22:28 e 3.3 alle 23:27 e alle 2:08, sono state avvertite dalla popolazione, soprattutto a Mormanno. Migliaia di lavoratori sono scesi in piazza in Calabria davanti alle prefetture con CGIL e CISL e UIL per rivendicare i loro diritti ed esprimere il loro disagio, mentre a Roma si svolgeva l'incontro tra il ministro del lavoro e l'assessore regionale al lavoro per decidere quanti saranno i fondi destinati al mantenimento degli ammortizzatori sociali in deroga. Al termine della riunione sono stati stanziati 55 milioni di euro, una cifra consistente che però, secondo i sindacati, non risolve il problema. Per questo, giovedì prossimo ci sarà una manifestazione unitaria a Catanzaro. Questa mattina, dinanzi all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale di Cosenza, nell'asfalto si è aperta una vera e propria voragine, probabilmente a causa di una perdita di acqua nel sottosuolo. L'area è stata transennata e i lavori, assicurano dal comune, inizieranno al più presto. È stato presentato stamattina alle 11:30 presso la sala giunta del Comune di Crotone il progetto sperimentale Crotone Città della Solidarietà, a cura della 7ª Commissione Consiliare, per un importo di 10.000 euro. In quest'ottica sono stati promossi due protocolli attraverso i quali si mettono in rete imprenditori, associazioni di categoria, comune, chiesa e associazioni di volontariato per la distribuzione di prodotti alimentari in scadenza e di capi di abbigliamento e scarpe alle famiglie bisognose della città.